a marzo, quando la pandemia ha colpito in maniera drastica la provincia di Bergamo, il mio territorio, ho pensato che era giusto fare qualcosa di diverso, di dedicato. Dopodiché ci sono stati gli alpini, i tifosi dell'Atalanta e gli artigiani di Bergamo che gratuitamente in 7 giorni hanno allestito l'ospedale da campo presso la Fiera di Bergamo e l'hanno inaugurato il 2 di aprile. In quella settimana ho cambiato progetto che stavo lavorando e ho deciso di creare qualcosa per omaggiare questi angeli di Bergamo che insieme agli infermieri, medici e soccorritori hanno fatto un vero miracolo, alleviare la sofferenza e cercare di correre in soccorso delle persone a cui voglio bene. È sempre un piacere creare un presepe perché alla fine tu rappresenti il momento più bello della vita degli esseri umani, un momento significativo che è la nascita di Gesù bambino. Questo presepe però esprime dei sentimenti, delle emozioni che sono diverse dalla solita natività. Non ci sono pastori, non ci sono animali, ma ci sono solo angeli. Angeli con il cappello e la penna, angeli con la maglietta dell'Atalanta, angeli col camice, angeli con la divisa del soccorritore. Questi angeli che col loro calore umano sostituiscono il calore emanato dal bue e dall'asinello, ma esprimono tutto l'affetto che si può verso Gesù bambino. Le statuine che vediamo all'interno di questo presepe sono gli stessi personaggi a cui ho voluto dedicare il presepe stesso, che sono i medici, gli infermieri, i soccorritori, gli alpini, gli artigiani, i tifosi dell'Atalanta, che gratuitamente hanno donato alla città e al territorio questa struttura che è stata d'aiuto al Papa Giovanni, che era al collasso con la terapia intensiva. Se non c'era questa struttura, il danno, la perdita di persone sarebbe stato maggiore, molto maggiore. Il correre, il sacrificarsi, il non aver tregua finché non era finito è stato un miracolo. All'interno di questo presepe ci sono solo angeli. Tutti hanno qualcosa da raccontare, tutti hanno dato il loro contributo, piccolo o grande che sia. La cosa più bella è che il contributo è stato gratuito ed è stato fatto col cuore. Le statuine che è stato più difficile realizzare sono stati i medici bardati. I medici che, come sappiamo dalla cronaca, per 12, per 18 ore infilavano un camice e non lo toglievano. Tanto è vero che il segno della mascherina gli lasciava un ematoma, gli lasciava delle cicatrici sul volto. A testimonianza del sacrificio, dell'impegno che ci mettevano. Vedere che persone simili a me, che condividono i miei stessi valori, le mie stesse passioni, che possono essere il tifo per l'Atalanta, che possono essere l'amore per la patria espresso nel gruppo degli alpini, secondo me mi ha dato orgoglio, mi ha dato gioia infinita a rappresentarli, anche perché in quei giorni sulle televisioni, sulle testate giornalistiche, non si vedevano altro che medici stremati, non si vedevano altro che volontari, che potevano essere i pompieri, che potevano essere gli operatori di protezione civile, che non avevano sosta nell'aiutare la popolazione inerme. La Fiera di Bergamo è in periferia di Bergamo, ma se uno si reca là vede due cose. A destra della fiera vede Bergamo città alta, a sinistra della fiera vede le montagne, in particolare la Valseriana. Sarà il fato, sarà la casualità, ma io dico che la Fiera di Bergamo, anche dal punto di vista architettonico, è un abbraccio a braccia aperte, che raccoglie il territorio martoriato che ha sofferto più di tutti, che è la Valseriana e la città di Bergamo. Questo presepe rimarrà, anche perché finite le festività di Natale, tolta la Natività che è la Sacra Famiglia, questo presepe è una fotografia storica, è una testimonianza storica di quello che Bergamo ha vissuto. Io penso che la pandemia del 2020 sia raccontata sui libri di storia fra qualche decennio, perché come una guerra ha segnato la nostra terra, ha segnato la nostra popolazione. Esposto in altri luoghi, secondo me sarebbe una testimonianza e un ricordare sempre di quello che abbiamo vissuto. La mia speranza, che qualcuno mi ha già contattato, mi ha già cercato di far capire la volontà da parte delle associazioni che sono state coinvolte in questo ospedale da fiera,
è portarlo al Papa Giovanni, perché è vero, è stato costruito, è stato dedicato agli alpini, ai tifosi dell'Atalanta, agli artigiani e ai volontari dell'ospedale da campo, ma tutto questo è stato fatto per aiutare l'ospedale di Bergamo, per aiutare i medici e gli infermieri che hanno sacrificato la loro stessa vita. Portarlo all'ospedale di Bergamo e tenerlo lì in esposizione, secondo me, sarebbe la testimonianza più bella e il ringraziamento che tutti i giorni si potrà vedere davanti agli occhi.